Buongiorno a tutti, vi diamo il benvenuto al webinar di oggi dal titolo Facilitare l'accesso al credito con budget di cassa e monitoraggio dei flussi finanziari. Ricordiamo che il webinar è promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine tramite il PID, punto impresa digitale, in collaborazione con Innexta. Per l'avvio dei lavori lascio subito la parola alla responsabile dell'area affari generali della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dottoressa Martina Urbani. Grazie Claudia, buongiorno a tutti. Vi porto i saluti del nostro presidente, dottor D'Appozzo, e del segretario generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti, e vi do il benvenuto a questo primo incontro che è organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine in collaborazione con Innexta, che è il primo di un ciclo di tre webinar organizzati sul tema della sostenibilità. Sostenibilità declinata in chiave di sostenibilità finanziaria e sostenibilità ambientale. L'incontro odierno, facilitare l'accesso al credito con budget di cassa e monitoraggio dei flussi finanziari, si rivolge in particolar modo alle PMI e ha il fine di sottolineare l'importanza del monitoraggio costante e della salute economico-finanziaria dell'impresa. Questo è un po' un tema che viene ripreso e che è ispiratore di quello che è il codice della crisi di impresa e che vede le camere di commercio coinvolte in maniera importante nella gestione dello strumento della composizione negoziata della crisi di impresa. È quindi un argomento che riveste un ruolo di una certa importanza proprio per il sistema camerale, per il sistema economico nel suo insieme, proprio perché il codice della crisi si pone come nuovo rispetto alla logica della precedente legge fallimentare, che ha come obiettivo quello del risanamento dell'impresa e passa anche attraverso i temi che verranno approfonditi nella giornata odierna. Vi ricordo, tra l'altro, che nella giornata odierna verrà presentata la suite finanziaria, che è la piattaforma sviluppata da Innexta in collaborazione con le Camere di Commercio, che si prefigge il fine di fornire agli imprenditori degli strumenti di autovalutazione finanziaria, economico-finanziaria. Vi auguro quindi una buona giornata e cedo la parola al dottor Paglietti di Innexta, che vi illustrerà il programma della giornata. Buon lavoro. Grazie Martina, buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo webinar che, come diceva la dottoressa Urbani, è il primo di una serie dedicato alla sostenibilità in senso globale delle aziende, quindi sostenibilità finanziaria e sostenibilità ambientale, che in fondo, in sostanza, sono due facce della stessa medaglia, perché poi in entrambi i casi la sostenibilità va a incidere soprattutto nei rapporti con le banche, nei rapporti con la finanza alternativa alle banche, in cui sostenibilità finanziaria e sostenibilità ambientale vanno strettamente a braccetto e fanno parte di un unicum dal punto di vista della valutazione del rischio, che sempre più va a incidere non soltanto sulle medie e grandi imprese, come si potrebbe pensare, soprattutto quando si parla di sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto sulle piccole e piccolissime, perché oltre alle direttive che già sono state emanate a livello europeo, ci sono tutta una serie di proposte, non ultima quella che riguarda la due diligence di filiera, che andranno a impattare e non poco sulle piccole e medie imprese. E anche tutto il tema della qualità, della reperibilità dei dati che riguardano le piccole e medie imprese ai fini della valutazione da parte delle banche sta diventando una partita molto importante. Per cui questo percorso si inserisce in questa fase di transizione per riuscire a vedere quali sono gli strumenti più utili alle piccole e medie imprese per tenere sotto controllo i propri conti in senso lato, sia in senso finanziario ma anche in senso di gestione sostenibile dell'azienda, e per capire poi anche come questi strumenti possono essere utilizzati poi nei rapporti con le banche, ma da un certo punto di vista anche con i capi filiera. Per cui l'appuntamento di oggi vedrà l'intervento di un'esperta della materia, che è la dottoressa Sabrina Rigo, che ci racconterà l'importanza del monitoraggio dei flussi, del budget di cassa e come tutto questo va a riverberarsi nei rapporti con le banche, quindi con l'accesso al credito, cosa serve e come viene interpretata la documentazione che le piccole e medie imprese possono fornire alle banche. Ovviamente durante la relazione della dottoressa potrete porre delle domande. Io da
da cattivo moderatore la interromperò per porre le domande, quindi per rispondere subito ai quesiti che porrete. Dopo di lei ci sarà il dottor Chiari di Innexta, che vi farà invece un'illustrazione di uno strumento operativo che mettiamo a disposizione delle imprese, ovvero la suite finanziaria, in cui potete fare tutta una serie di valutazioni, di simulazioni sullo stato di salute finanziaria dell'impresa. A questo punto io mi taccio, non rubo altro tempo e lascio la parola a Sabrina. Prego. Grazie, grazie per questa introduzione e per questi di fatto assist che mi avete dato entrambi. Perdonatemi, però volevo condividere le slide. Le vediamo, Sabrina. Le vedete? Ok, io purtroppo no, però quindi devo, scusatemi. Se vuoi riprendo un attimo il ruolo e te lo riassegno. Grazie. Così vediamo. Grazie, adesso voi le vedete, continuate a vederle? Sì, confermo. Benissimo. Allora, io appunto vi ringrazio, l'assist che mi è stato dato è molto utile anche per fare questa riflessione iniziale, ovvero il budget anche finanziario e tutte le previsioni sono un elemento centrale proprio per la definizione dei corretti assetti organizzativi che ci è imposta dal nuovo articolo 2086. E come declino il corretto assetto organizzativo? Nella pratica, uno degli strumenti di declinazione è proprio il budget. E noi oggi parliamo di budget di cassa, però per arrivare alla formulazione del budget di cassa e alla formulazione dei flussi finanziari, ovviamente ho necessità di tutta una serie di elementi economici e patrimoniali. Non posso fare un budget di cassa senza avere una previsione economica alle spalle e senza avere anche la traduzione, in qualche modo, perdonatemi questo termine, patrimoniale della mia situazione economica. Cosa significa? Se io non so come si trasformano in crediti e debiti, in quanto tempo incasso, in quanto tempo pago, quali sono le mie operazioni ordinarie, straordinarie e quant'altro, ho una seria difficoltà a fare un budget finanziario. Però dall'altra parte il codice della crisi ha introdotto questa novità dell'articolo 2086 del codice civile e quindi quella dei corretti assetti, e in più ha introdotto tutta una serie di novità che obbligano l'imprenditore, ma qualsiasi tipo di imprenditore, non solo le società medio grandi, strutturate e quant'altro, ma anche le piccole e medie imprese, proprio alla programmazione, oserei dire. Programmazione che significa appunto redigere un budget e redigere conseguentemente anche quelli che sono i flussi finanziari attesi, perché l'obbligo normativo che ha l'imprenditore è di valutare costantemente, almeno in un arco temporale di 12 mesi, che è quello della continuità aziendale, se sarà in grado di onorare i propri debiti, quindi se sarà in grado di pagare quanto si è impegnato. Non è facile, è un processo, e oggi cercheremo di vedere le varie tappe dello stesso. Quindi cosa andremo ad analizzare? Quella che è l'analisi, il monitoraggio dei flussi di cassa, quelle che sono le dinamiche costi, ricavi, entrate, uscite, la formulazione, ovviamente molto semplice, di un budget di cassa, per chiudere poi sulla importanza che questo strumento ha nella interlocuzione costante con gli operatori finanziari. Operatori finanziari che ovviamente ci supporteranno anche nel scegliere le soluzioni tecnicamente più corrette per la nostra impresa, se noi saremo anche in grado di rappresentare correttamente la nostra situazione. Faccio un esempio molto pratico. Se io vado a chiedere alla mia banca un mutuo, ma non ho un investimento da sostenere, ovviamente se la banca mi concederà un mutuo mi sta concedendo di fatto un finanziamento con una forma tecnica che non è coerente con le mie esigenze, così come
se io faccio un investimento e chiedo uno strumento di elasticità di cassa temporaneo, anche in questo caso, a meno che io non abbia in previsione, ad esempio, la cessione di un altro impianto che mi fornirà dei flussi finanziari significativi, ovviamente sto chiedendo una forma tecnica a breve per un investimento a lungo, quindi di nuovo sono in una situazione di mancata coerenza. Ovviamente sta a me, come società, cercare di avere quanto più possibile un rapporto trasparente con la banca, e anche sarà a me, in qualche modo, sta a me il dovere di presentare una situazione trasparente e presentare le esigenze e capire anche quando e cosa chiedere. Ovviamente poi la banca è un ottimo interlocutore per trovarmi le soluzioni tecniche migliori e anche migliori dal punto di vista economico, quindi di tassi di interesse che sono applicabili. Attenzione poi, ma lo vedremo, tanto più io sarò capace a rispondere e ad avere un'interlocuzione corretta, coerente con la banca, tanto più questo inciderà anche sulla mia valutazione, perché la banca è dall'altra parte è obbligata anch'essa ad avere tutti questi strumenti previsionali, e se io sono in grado di dare degli strumenti validi, degli strumenti forti, ovviamente il peso sarà sicuramente maggiore in termini di valutazione della mia capacità, e quindi poi si tradurranno di fatto in un rating migliore, perché sono degli aspetti qualitativi fondamentali. Partiamo quindi dall'analisi e monitoraggio dei flussi di cassa. Cosa si intende per flusso di cassa? Di fatto il flusso di cassa è il movimento di disponibilità liquide di denaro in entrata e uscita che interessano la liquidità di un'impresa in un determinato arco temporale. Questo esprime un indicatore fondamentale, perché esprime la capacità che la società ha di generare liquidità dalle vendite rispetto alla necessità di consumare denaro rispetto ad un determinato periodo e rispetto ovviamente ai costi che sta sostenendo. E ovviamente ci si aspetta sempre che la liquidità generata in un determinato arco temporale sia superiore a quella consumata, perché se così non è, lo vedremo poi nel proseguo, probabilmente o ci sono delle problematiche dal punto di vista economico, quindi la mia società non produce reddito, che poi e quindi non ha la capacità di tradurre poi quel reddito ovviamente in finanza, oppure la società non ha la capacità di organizzare gli incassi e i pagamenti in modo tale che ci sia una coerenza tra gli stessi. Ovviamente su questo punto non sempre la società ha la possibilità di avere una stretta coerenza, uno stretto match tra gli incassi e i pagamenti. Io faccio sempre l'esempio del settore turistico, che ovviamente comincia a febbraio, marzo a fare tutti gli investimenti, il settore turistico leisure delle nostre coste, ad esempio, comincia a febbraio, marzo a fare tutta una serie di opere di manutenzione sulle strutture, assume già il personale, avvia tutta una serie di attività, però poi i primi incassi li avrà a giugno in una misura ancora lenta, luglio e agosto, però nel frattempo deve già sostenere tutta una serie di mesi dove ha tutta una serie di costi, così come poi quando arriverà a fine stagione probabilmente avrà incassato tutto perché chiuderà l'attività, e in quel momento avrà una liquidità
che ovviamente gli consentirà poi di decidere cosa fare, nuovi investimenti, investimenti, patrimonializzazione semplice della società e quant'altro. Però ovviamente c'è un mismatch molto significativo, quindi in quel periodo iniziale dell'anno probabilmente avrà bisogno del sostegno finanziario da parte della banca finché non riuscirà a rientrare di questi costi che di fatto sta anticipando. Così un po' tutte le società, perché lo vediamo nella pratica che chi più chi meno, però tutte hanno una certa stagionalità, quindi c'è già un mismatching naturale tra gli incassi e i pagamenti. Bisogna far sì che questo mismatching naturale generato dall'operatività della società non si traduca in un mismatching patologico, perché non so governare i miei incassi e pagamenti o non so governare il mio processo di affidamento del cliente o, perdonatemi, vendo o sotto costo o con un rischio di esigibilità significativo, pertanto pur presentando magari una situazione economica positiva, se poi io non riesco ad incassare i miei crediti, ovviamente dal punto di vista finanziario mi trovo assolutamente penalizzato e magari con una cassa negativa. Quindi questi elementi li misuro con tutta una serie di strumenti. Allora, se il flusso di cassa ovviamente è maggiore di zero, l'azienda ha incassato più di quanto ha speso, se minore di zero ha incassato meno. Quando faccio questo calcolo, questo monitoraggio del flusso di cassa, lo faccio mensile, trimestrale, annuale? Allora, io lo devo fare, ma perché così da qualche anno di fatto me lo impone la nuova normativa sulla crisi di impresa, io devo avere ben chiara la situazione dei miei flussi finanziari futuri ogni mese almeno. E per quanto tempo? Per i 12 mesi successivi, ovviamente con un'ottica rolling e facendo tutta una serie ovviamente di ipotesi. Per fare ovviamente queste ipotesi devo essere in grado di determinarle con degli strumenti di calcolo. Banalmente, devo sapere quanti sono i giorni medi di incasso, quanti sono i miei giorni medi di pagamento. Banalmente, devo sapere quando pago gli stipendi e quando pago i conseguenti oneri fiscali e previdenziali sugli stessi. Devo tenere in considerazione l'effetto dell'IVA, degli eventuali crediti d'imposta. Quindi, sicuramente non è cosa così semplice, ma come dire, è uno strumento che a mano che lo utilizzo lo riesco anche ad affinare. Quindi sicuramente visione prospettica da una parte e dall'altra ovviamente check con la situazione che effettivamente mi si viene a creare, ripeto, alla fine di ogni mese, cioè tenere in considerazione mese per mese questi elementi è sicuramente una best practice. Magari posso arrivare per le realtà un po' più semplice, un po' più stabili, al trimestre, come dire, l'annuale lo lasciamo all'esposizione del rendiconto finanziario in bilancio. Quando si fa riferimento a cassa, poi è ovviamente tenere in conto che c'è una diversificazione interna delle varie attività che la generano, perché ci sono le attività operative, quindi la mia gestione ordinaria, corrente della mia realtà, le attività di investimento, quindi quanto spendo nell'arco, in un determinato arco temporale per attività, ad esempio, che riguardano acquisto di nuovi macchinari, acquisto di un immobile e quant'altro, e le attività di finanziamento, e quindi la banca mi eroga un nuovo finanziamento a lungo, ricevo dai soci un finanziamento a lungo, entra un nuovo socio e ho una ricapitalizzazione della società perché mi entra nuova finanza. Quindi devo tenere in considerazione queste aree. Queste diverse aree che poi, attenzione, sono quelle aree che se noi guardiamo al rendiconto finanziario, che non tutte le società, ma insomma un buon numero di società devono presentare
insieme agli schemi di bilancio troviamo proprio così esposte. E perché le troviamo così esposte? Perché così siamo in grado di individuare da cosa quella determinata liquidità si è generata. Quando noi andiamo ad analizzare un rendiconto finanziario, ovviamente l'analisi è un ex post, quindi quanta liquidità ho generato nell'esercizio passato e come sono riuscita a generarla. Quando prendo un'ottica, devo assolutamente avere un'ottica di forward looking, devo andare a capire, a misurare quanto di queste diverse aree si produrrà appunto nell'arco temporale successivo. Quindi, ricapitolando, il flusso di cassa operativo rappresenta ciò che entra, esce attraverso le operazioni che sono direttamente connesse all'esercizio dell'attività, senza tener conto ovviamente di interessi e quant'altro. Quello che deriva invece dall'attività di investimento è ciò che viene immesso o speso in relazione agli investimenti e disinvestimenti che si possono fare. Quello che riguarda invece il finanziamento è la parte proprio che riguarda i movimenti di investimenti finanziari della società. Ovviamente questa, la parte del finanziamento non sono il delta liquidità breve, perché quello è la misura finale, sono appunto queste immissioni di liquidità a lungo termine o rimborsi di liquidità a lungo termine. Questo lo dobbiamo sempre tenere ben presente anche quando noi andiamo a leggere il rendiconto finanziario, quando andiamo a leggere quella parte che riguarda il flusso di cassa da attività di finanziamento, quella parte riguarda il mio, diciamo, indebitamento o le risorse finanziarie che io ricevo a lungo, perché tutto il resto, quindi l'attività corrente, incasso il credito, pago il debito e quant'altro, sono di fatto registrate proprio come risultato del conto economico, quindi del rendiconto finanziario, quindi variazione della mia cassa. Il flusso di cassa operativo, quindi generato dalla gestione operativa, se noi abbiamo a sintetizzarlo al massimo, mi prende in considerazione il reddito operativo, cioè parte di fatto dall'EBIT, aggiunge gli ammortamenti e gli accantonamenti. Perché? Perché questi non hanno generato uscite finanziarie, non si sono tradotti in uscite di cassa. Devo poi togliere le imposte, perché queste sì si sono, perché noi partiamo dall'EBIT, quindi partiamo da un risultato prima delle imposte, quindi le imposte poi le togliamo, perché quali togliamo? Quelle che ovviamente hanno rappresentato dei pagamenti di imposta. E poi tiene in considerazione quella sta grandezza tutte quelle che sono le variazioni del capitale circolante netto. Quindi noi ci troveremo con un punto di partenza, e quindi ci troveremo il reddito operativo che è ricavabile dal conto economico, e poi ovviamente cosa racchiude questo reddito operativo? Tutta quella, possiamo dire, tutti i miei ricavi, costi del personale, variazione delle rimanenze, e che racchiudono al loro interno tutto quello che queste grandezze riescono a generare nel periodo. È importante riflettere poi su un aspetto di trasformazione, possiamo dire in qualche modo, dei valori economici in entrate e uscite monetarie. Perché? Perché ovviamente i costi che io registro a conto economico per materie prime, per il personale e quant'altro, mi vanno a generare cosa? Dei debiti che io iscrivo ovviamente a stato patrimoniale, che una volta ovviamente pagati genera un'uscita monetaria. Quindi la manifestazione del costo e del debito ovviamente è contestuale, ma il pagamento di quel debito, quindi l'uscita monetaria, è ovviamente successiva, con una tempistica
definita, se parliamo di fornitori, addirittura per singolo fornitore, perché con ciascuno di loro definisco delle condizioni di pagamento. Alcuni mi chiederanno un pagamento anticipato, altri mi chiederanno un pagamento a 30 giorni, data fattura, data consegna, altri a 60 giorni, altri ancora magari mi concederanno, possono concedermi un pagamento a consegna con uno sconto o un pagamento dilazionato a 60 giorni, ad esempio, senza sconto cassa. Quindi anche in questi casi io devo sapere come, devo conoscere bene le scadenze e devo conoscere bene anche le possibilità che io ho di gestire questa scadenza. Facciamo un esempio. Se un fornitore per me strategico mi concede questo sconto se lo pago alla data consegna della merce, posso anche prevedere, grazie allo strumento, dei flussi finanziari che magari in alcuni mesi dell'esercizio io riesco a onorare questo debito esattamente alla consegna e beneficiare di questo sconto cassa, mentre in altri periodi la dilazione di 30-60 giorni che mi sta concedendo ovviamente, anzi, mi aiuta a equilibrare i miei flussi di cassa. Quindi lo strumento di monitoraggio è utile anche per tenere sotto controllo, monitorare le scadenze, ma anche decidere se in determinati momenti in qualche modo rinegoziare alcune scadenze. Specularmente i ricavi, quindi le vendite di beni, di servizi e altri tipi di ricavi mi generano dei crediti, i quali a loro volta, attraverso gli incassi, mi generano delle entrate monetarie. Anche qui le entrate monetarie rispetto ai crediti che io iscrivo contestualmente al ricavo dipendono da cosa? Dipendono dalle condizioni contrattuali con il mio cliente, dipendono dalla solvibilità del mio cliente. Quindi la valutazione dell'affidamento del mio cliente, della qualità dello stesso, è fondamentale per riuscire a tradurre in tempi regolari i crediti, quindi i ricavi e i crediti, in entrate monetarie. Ci sono dei periodi dell'anno in cui magari conosciamo già, perché la nostra esperienza pregressa ce lo insegna, che queste entrate monetarie magari vengono dilazionate, nel senso che le scadenze, non so, del 31 agosto mi vengono posticipate al 10 di settembre, però io nel frattempo devo pagare gli stipendi di agosto, devo magari pagare qualche imposta, devo pagare tutta una serie di elementi. Quindi anche questo aspetto di conoscenza del comportamento pregresso dei miei clienti rispetto a situazioni di dilazione diventa fondamentale nella costruzione della mia situazione prospettica, che vi dirò un po' come il piano. Io ho un best case, cioè la situazione che si realizza con tutti gli elementi in piena regolarità, però devo considerare anche, quando faccio queste previsioni, perlomeno un po' un'analisi what if, cioè cosa succede se il mio principale cliente, anziché onorare la sua scadenza al 31 agosto, la sposta autonomamente al 10 di settembre o peggio ancora al 30 di settembre. Devo chiedere un temporaneo fido di cassa, perché so che altrimenti mi troverò io invece un obbligo molto pressante, ad esempio con alcuni fornitori, e quindi non riesco. Quindi devo conoscere molto bene, devo fare delle previsioni veramente solide in questo senso. Passiamo quindi ad analizzare quali sono le dinamiche dei costi e ricavi rispetto a quelle delle entrate e uscite monetarie. L'abbiamo già un po' anticipato, ovviamente il criterio di contabilizzazione di costi, ricavi e dei connessi crediti e debiti seguono ovviamente la competenza, per quanto invece riguarda i flussi di cassa è
dice il termine stesso, in qualche modo quello che importa, quello che effettivamente è significativo, è la cassa e quindi la relativa manifestazione numeraria. Cosa succede, l'abbiamo detto, quanto più le previsioni sono affidabili, quanto più io riesco ad intercettare questi flussi di cassa. E attenzione anche che ovviamente quando faccio un budget finanziario devo sempre tenere in considerazione tutto quello, quindi dicevo prima, è un rolling, lo aggiorno di mese in mese, perché ovviamente io avrò tutta una serie di costi ricavi che hanno generato crediti e debiti che si sono originati nel 2023, ma io incasserò nel 2024, quindi ma questo è banale, e se io aggiorno di mese in mese queste previsioni, ovviamente questo non è un problema, non me lo devo ricordare, non è un dato statico, è un dato in continuo movimento. Il dato dei flussi finanziari, sì, io lo posso fotografare in un periodo ben preciso, lo dicevamo prima, con il rendiconto finanziario lo fotografo alla data di chiusura dell'esercizio. È un dato assolutamente in continuo movimento. Oggi, se io facessi il rendiconto finanziario oggi, ovviamente è diverso da quello di ieri, perché ovviamente tiene in considerazione tutti i miei movimenti finanziari che si realizzano. Dal punto di vista veramente pratico, l'esemplificazione è mirata proprio a dire questo: attenzione, la fattura che ho ricevuto per merce consegnata ad aprile del 2023 l'ho ovviamente iscritta a bilancio quando mi hanno consegnato la merce e ricevuto la fattura, quindi ad aprile 23, poi il pagamento ce l'avrò al 15 di maggio. Perché? Perché così ho contrattualizzato con il mio fornitore o con il mio cliente, dipende dalla parte in cui mi trovo. Questo cosa significa? Significa che io devo attendere 25 giorni per avere la manifestazione numeraria di quell'evento. Allora, supponiamo di essere al T0, al giorno zero per una società che si è appena costituita, quindi ha acquistato una fornitura per riuscire ovviamente a produrre un determinato bene. La fornitura l'ha acquistata per 100.000 euro, la società è un SRL costituita con un capitale sociale di 10.000 euro, interamente sottoscritto e versato. Cosa incassa la società in quel momento? 10.000 euro. Come fa a pagare quei 100.000 euro di fornitura? Beh, se ha 25 giorni di dilazione, magari se ha un lead time ovviamente produttivo molto breve, è già riuscita a produrre con quella materia prima, ha già incassato in anticipo parte dello stesso, supponiamo che copre per 50.000 euro, quindi 10 ce li aveva più 50, 60, ovviamente le mancano ancora 40.000 euro per pagare quella fattura. Cosa fa? Si rivolgerà alla banca. Ma quando si rivolge? Mica quando il 15 di maggio scade quella fattura. Quando? All'inizio dell'attività ha previsto con il proprio piano economico, poi tradotto in un piano economico patrimoniale, poi tradotto in un piano finanziario, che per N mesi avrà bisogno di una serie di un sostegno finanziario fino a che non entrerà a pieno regime. Può chiedere anche un finanziamento ai soci, o i soci magari, posta questa condizione, questa situazione, potranno costituire la società anziché con 10.000 euro di capitale sociale, con 50.000 o 10.000 euro di capitale sociale, 40 di finanziamento. Quindi sono molteplici le scelte che possono essere fatte, ma devono sempre essere delle scelte ponderate. Ovviamente questo è un'esemplificazione limite, però giusto per capire quanto è importante la dinamica futura dei flussi finanziari. Altro tema assolutamente
indispensabile e si lega a quanto abbiamo appena evidenziato per riuscire a costruire il budget finanziario è quello di conoscere il tempo medio di incasso dei crediti, di pagamento dei debiti e di giacenza delle scorte. Perché? Perché anche di giacenza delle scorte? Perché ovviamente mi dà la misura del tempo con cui riesco a tradurre queste liquidità differite, perché le giacenze di magazzino così sono, in liquidità effettiva. Le rimanenze di magazzino, quando noi le, dopo lo vedremo con un esempio, le andiamo ad inquadrare, sono una liquidità, però sono una liquidità non immediata, perché hanno bisogno di tempi per la realizzazione degli stessi, quindi per l'incasso dei materiali che vengono prodotti attraverso lo stesso o dei prodotti finiti stessi. Il tempo di medio di incasso dei clienti, dei crediti, andiamo a vedere un po' le definizioni, è quel periodo che intercorre dalla vendita, quindi da quando si genera il ricavo e il credito, fino al momento dell'incasso, e viene calcolato, poi lo vedremo, in base ai giorni, ovviamente. Il tempo medio di pagamento dei debiti specularmente è il periodo che intercorre tra l'acquisto, quindi la generazione del costo del relativo debito, e l'effettivo pagamento dello stesso. Il tempo medio invece di giacenza delle scorte è quel periodo che intercorre dal momento dell'acquisto della mia materia prima, dei miei fattori produttivi, fino alla vendita dello stesso. Quindi il tempo in cui un determinato bene rimane a magazzino prima di essere venduto. Il tempo medio di incasso dei crediti, come lo calcoliamo, come lo definiamo? Si definisce molto spesso si definisce nel gergo DSO, cioè Days Sale Outstanding, che è rappresentato da un rapporto tra crediti verso clienti e fatturato nel periodo moltiplicato per i 365 giorni, e questo mi dà i giorni medi di incasso. Ovviamente è già un elemento interessante calcolato, allora lo calcolo per totale, ovviamente lo posso calcolare addirittura sui singoli clienti, con l'attenzione ovviamente che è tanto più significativo quando lo calcolo per clienti, per cluster di clienti, perché nel momento in cui poi io vado a fare un flusso finanziario prospettico, non applico, come dire, il medione, ma applico le condizioni particolari sul credito X piuttosto che su Y, perché se ho dei clienti strategici a cui vendo molto, ovviamente l'incidenza media potrebbe sfalsare questo indicatore, quindi sfalsare le mie previsioni. Tanto più alto è il DSO, tanto più emerge che si stanno riscontrando ritardi nella ricezione di questi incassi, quindi potrei avere prospetticamente dei problemi. E cosa devo fare? Qual è l'azione che devo fare se mi accorgo che questo indicatore si sta innalzando? Devo andare assolutamente a vedere quali sono i clienti che stanno innalzando questo indicatore e fare le conseguenti azioni di sollecito e di intervento, anche perché può poi rappresentare di fatto un rischio di esigibilità del mio credito. Specularmente abbiamo detto il tempo medio di incasso dei debiti si chiama DPO, Days Payable Outstanding, viene calcolato di fatto specularmente allo stesso modo, per cui debito verso fornitori su acquisti, sempre per 365, così riesco ad ottenere un indicatore medio. Anche qui attenzione particolare, perché forse posso anche cercare di intervenire in qualche modo su questo indicatore. Come faccio ad intervenire?
Anche qui devo fare un'analisi per singolo fornitore e chiedermi se magari con alcuni di questi posso, ad esempio, evitare il pagamento anticipato, evitare il pagamento a 30 giorni e avere una maggiore dilazione. Perché? Per garantirmi un match più adeguato tra entrate e uscite. Ancora una volta, per far ciò, ovviamente devo conoscere gli effetti di questo, anche di questo intervento. Se mi serve, lo faccio, se non mi serve, non lo faccio. Se io sono così bravo ad avere dei giorni medi di pagamento più alto rispetto ai giorni medi di incasso, ovviamente questo mismatching agevola in qualche modo la mia liquidità. Tempo medio, abbiamo detto, anche di giacenza delle scorte, ancora definito DO days inventory outstanding, e qui attenzione, è il valore medio delle giacenze di magazzino sul costo del venduto per 365. Ovviamente anche questo indicatore interessantissimo, ma da ponderare in maniera corretta e soprattutto da calcolare e ad analizzare in maniera corretta, perché appunto mi dà un indicatore importante, interessante, cioè la rapidità con cui l'azienda è in grado di utilizzare i prodotti presenti nel proprio magazzino. Dall'altra parte, questo è un indicatore interessante anche quando vedo che mi si incrementa di anno in anno. Perché? Perché se questo indicatore mi si incrementa in uno delle ragioni plausibili, quindi ho fatto degli acquisti particolarmente significativi in un determinato periodo perché ho una vendita importante che non avevo altrettanto nello stesso periodo dell'anno precedente, o sto incrementando il mio fatturato e quant'altro, ma se io sono in una situazione di stabilità e questo indicatore in qualche modo aumenta, significa probabilmente che io ho della merce obsoleta, quindi ho della merce che non riesco a tradurre in liquidità monetaria, ho merce che non riuscirò a vendere, che non riesco a vendere, non riuscirò a vendere, quindi con le relative conseguenze e le relative riflessioni che diventano obbligatorie. Qui ci sono degli esempi molto, molto semplici di costruzione di questi indicatori. Ovviamente facciamo sempre attenzione, soprattutto quando li costruiamo e li utilizziamo anche come paragone di anno in anno o di periodo in periodo, a utilizzare dei criteri omogenei. Poi sottolineo di nuovo, hanno sicuramente un senso, sono importanti quando io li calcolo in maniera complessiva su tutti i crediti, su tutto il debito, su tutto il magazzino, però la loro utilità per pratica, per la predisposizione dei flussi finanziari sarebbe quanto più utile se fosse per singolo cliente, singolo fornitore o per cluster in qualche modo degli stessi, in modo da darmi la possibilità di pianificare nella misura più precisa e puntuale possibile. Andiamo a vedere adesso allora come, dati tutti questi elementi, riusciamo o come possiamo costruire il budget di cassa. Innanzitutto, qual è l'obiettivo che ha il budget di cassa? È quello di verificare quella che è la fattibilità finanziaria dei programmi operativi aziendali, e qui definiamo attraverso un'accurata analisi dei fabbisogni richiesti e dei mezzi finanziari disponibili o accessibili per l'impresa. Allora andiamo a un po' a puntualizzare questi termini, perché sono assolutamente importanti. Fattibilità finanziaria dei programmi operativi significa capacità di realizzarli. Attraverso cosa? Come faccio a capire se posso realizzarli, non posso analizzarli? Attraverso questa accurata analisi
dei fabbisogni richiesti. Quindi non posso dimenticarmi una parte dei fabbisogni, non posso dimenticarmi che a giugno, barra luglio e a novembre devo pagare le imposte e sono due momenti che drenano una significativa liquidità. Non posso dimenticarmi che devo pagare, oltre agli stipendi, a giugno e a dicembre, la tredicesima e la quattordicesima, meglio, la quattordicesima e la tredicesima. Non posso dimenticarmi che ho previsto l'erogazione di un premio aziendale ai miei dipendenti a marzo, o che con l'approvazione del bilancio erogo un dividendo ai miei soci, quindi ad aprile, a maggio, perché ovviamente questi sono tutti elementi in qualche modo non così ricorrenti, ma sono elementi essenziali da valutare quando faccio questo tipo di pianificazione finanziaria. Quindi ho tutta una serie di elementi, come dire, che potrei anche monitorare in maniera abbastanza semplice, oserei dire quasi automatica, crediti, debiti con le relative condizioni di incasso e pagamento sul magazzino. Ho affinato le analisi e quindi conosco esattamente le tempistiche, i debiti verso il personale, vabbè, insomma, come dire, li so ogni mese, sono abbastanza costanti nei vari mesi. Attenzione, ci sono tutta una serie di altri elementi che devo tenere in considerazione in questa costruzione, non ultimo ovviamente il rimborso delle rate dei finanziamenti a lungo termine. Non ultimo, attenzione che al budget, che un elemento che mi aiuta a costruire il budget di cassa non è solo budget economico patrimoniale, ma anche il budget degli investimenti, perché ovviamente è un elemento di drenaggio di risorse finanziarie della società e la società deve preventivamente valutare come riuscire a far fronte a questo investimento. Quindi questa rappresentazione dei flussi di cassa previsti è assolutamente fondamentale per una corretta gestione della società e per il monitoraggio costante dell'equilibrio finanziario a breve e anche a medio termine. Ovviamente noi stiamo parlando adesso di un budget finanziario a 12 mesi, quando io faccio un piano aziendale posso in qualche modo, con tutta una serie ovviamente di assunzioni, di ipotesi, tradurre questo budget finanziario, o meglio spostare da 12 a 24, a 36, 48, quindi anche quando faccio un piano è sempre auspicabile avere anche la parte finanziaria, proprio perché mi determina tutta una serie di fattori molto interessanti, quindi la capacità restitutoria della società a livello sì di restituzione di finanziamenti verso le banche, ma mi evidenzia anche la capacità della società, ad esempio, di distribuire dividendi, di pagare premi e quant'altro. Quindi attenzione che l'articolazione infrannuale è assolutamente indispensabile. Qual è la migliore articolazione? Sicuramente mensile, ripeto, magari per le aziende meno complesse potrebbe essere una scelta trimestrale, e deve ovviamente andare ad indicare separatamente, come faccio a fare un buon budget di cassa, devo andare a indicare separatamente quelle che sono le entrate e le uscite previste in base alla diversa natura. Perché diversa natura? Proprio perché abbiamo già detto, io ho delle entrate e uscite che mi si generano da attività, passività, possiamo dire ricorrenti, operative, e poi ho tutta una serie di altri elementi che mi si generano A, in particolari momenti dell'anno, B, per effetto di particolari
transazioni. Allora, con questa articolazione infrannuale, perché in base a cosa scelgo il periodo di monitoraggio, di osservazione? Abbiamo detto perché mensile, perché trimestrale, l'arco temporale, ne abbiamo già parlato, 12 mesi, ma attenzione che in contesti di criticità della situazione di liquidità della società, di turbolenza del mercato e di anche onerosità o tempestività con cui è possibile ottenere le informazioni, dimensionerò anche temporalmente questo strumento, questo report. Ancora, cosa distingo? Distingo, prima di tutto, faccio una grande distinzione tra flussi monetari della gestione corrente e flussi monetari della gestione extra corrente. Questo, e quindi cosa andrò a distinguere? Flusso monetario, abbiamo detto, corrente e non corrente, quali sono le entrate e le uscite che generano, e quindi sul corrente quali sono gli incassi collegati ai ricavi e proventi dell'esercizio e pagamenti ovviamente collegati a costi e oneri dell'esercizio che mi derivano dalla gestione corrente. Quando vado invece ad analizzare la gestione extracorrente, dovrò andare a vedere quelle che sono le entrate, quindi gli incassi collegati a, non so, a proventi straordinari, a finanziamenti, a disinvestimenti, e le uscite invece collegate a oneri straordinari, rimborso di finanziamenti, rimborso di investimenti. Quindi è importante avere anche in mente nella costruzione questa prima grande distinzione. Abbiamo già detto che ovviamente per riuscire a costruire il budget finanziario devo conoscere, aver costruito a monte un budget economico, devo quindi sapere i miei ricavi, i miei costi e quelli che sono i crediti e debiti che conseguentemente hanno generato, e ovviamente devo conoscere anche quelli che sono i miei investimenti e i miei impegni di risorse finanziarie. Se noi andiamo a vedere poi una costruzione, quella che potrebbe essere una costruzione pratica, minima, basica, la prima cosa devo mettere in linea? Intanto devo capire i miei ricavi di vendita e che si sono tradotti in crediti, quando riuscirò ad incassarli, vedete. Ho il cliente 1, il cliente 2, mentre sui costi d'acquisto cosa ho? Il fornitore 1, il fornitore 2, le utenze, altri vari costi, sul personale ho le retribuzioni, ho gli oneri previdenziali, ho gli oneri fiscali, eccetera, eccetera. Quindi vado a costruirlo distinguendo per riga e per tipologia quelle che sono le mie entrate e quelle che sono le mie uscite. L'analisi delle entrate e uscite associate ai ricavi, e quindi poi tradotte nei relativi crediti e debiti, mi permette di costruire il dato e soprattutto mi permette di costruire questo dato tenendo conto di quello che è il fattore, diciamo, fisiologico di tempi di incasso e pagamento, e attenzione anche perché metto a frutto nella costruzione di questo strumento anche eventuali conoscenze del passato, lo accennavo già, se ci sono dei ritardi, in particolari momenti dell'anno, negli incassi, o se io posso permettermi qualche particolare ritardo nei pagamenti, o posso permettermi qualche particolare concessione che mi viene da determinati fornitori. E quindi quei crediti e debiti che abbiamo visto precedentemente come si traducono in entrate e uscite. Abbiamo detto, per quanto riguarda i clienti, tenendo conto dei giorni medi di incasso, quindi delle dilazioni che io concedo ai miei clienti,
con riferimento ai fornitori delle invece dilazioni che mi concedono loro, quindi dei giorni medi di pagamento, poi con riferimento alle utenze, ecco, tema sicuramente non facile prevedere in maniera puntuale quanto mi verrà addebitato da Enel piuttosto che quindi, energia elettrica, gas, acqua e quant'altro nei prossimi mesi. Allora, come faccio a costruire un dato attendibile su questi temi? Allora, le aziende hanno i loro contatori interni, quindi lo costruisco sulla base dei miei consumi, diciamo, medi che ho registrato nei periodi precedenti, magari tenendo conto della maggiore o minore produzione che sto facendo. Quindi questo è sicuramente un dato di stima. Gli altri costi possono essere le consulenze, il deposito del bilancio, il notaio, qualsiasi voce, rimborsi chilometrici e quant'altro. Anche qui, come faccio a costruire la mia previsione? Ovviamente un po' sulla base delle analisi statistiche del passato, un po' anche, perdonatemi se do anche un budget economico e di obiettivi per un determinato arco temporale, ovviamente da quel budget economico riesco poi anche a costruire quello che è finanziario. Quindi se le mie spese per legali, so che ho un plafond annuo, non so, di 20.000 euro, perché il legale, ho fatto un contratto quadro con il legale che mi segue n pratiche di recupero credito più n contratti, e so che quel costo che mi viene periodicamente addebitato magari anche solo due volte all'anno o all'inizio come acconto, alla fine come conguaglio, però ne terrò conto quando effettivamente pagherò il mio legale. Quindi io ho un costo complessivo, magari nel budget economico quel costo me lo spalmo di un tot al mese perché è una consulenza ricorrente ordinaria, ma quando lo traduco nel budget finanziario, quando è che lo considero? Ovviamente quando faccio l'effettivo pagamento. Quindi attenzione a tutti questi aspetti che ovviamente sono assolutamente indispensabili. In questo caso vedete che ho una situazione molto buona, perché di fatto in tutti i mesi ho delle entrate che sono superiori alle uscite, e quindi anche il loro progressivo è così, il mio delta cassa è positivo, quindi di fatto questa è una situazione in cui io non ricorro, ovviamente teoricamente, all'indebitamento, o ci ricorro per elementi di investimento e basta. E se ipotizziamo ovviamente tempi medi di incassi a 60, noi abbiamo ipotizzato in questo caso i tempi medi di incasso di quei clienti che avevamo visto prima 60 giorni e di pagamento a 90 giorni, quindi già questo tema, no, di riuscire a declassare in un periodo di tempo inferiore a quello in cui riesco a pagare, come dire, mi dà una teorica consapevolezza che dovrei avere un equilibrio sempre garantito. Attenzione a meno di sorprese in questi incassi previsti dalla mia clientela, perché se il cliente 2 al 30 di giugno non paga la scadenza, ovviamente cambia la mia situazione delle entrate e cambia anche la mia posizione finanziaria, cioè il mio differenziale entrate e uscite. Se non paga neppure luglio, la mia situazione peggiora. Quindi per quello dicevo, è uno strumento assolutamente rolling, va confrontato con l'effettivo e va aggiornato con l'effettivo, perché ritorno all'esempio. Se ovviamente non mi paga
giugno e mi dice che giugno me lo pagherà a metà luglio e metà d'agosto, devo, quando vado a consuntivare il 30 di giugno, non mi è arrivata questa scadenza, devo proiettarmi nel prospettico, devo considerare che luglio-agosto avrò questo incasso o devo fare delle considerazioni diverse. Attenzione sempre all'effetto dell'IVA quando vado a fare il budget finanziario e in generale su tutte quelle che sono gli aspetti previdenziali e fiscali, perché devo sempre tenere nel budget finanziario a mente di quando vado a pagare i miei debiti verso il fisco, verso la previdenza, e relativamente all'IVA devo anche chiedermi poi qual è il mio concreto effetto, perché sull'IVA debito siamo tutti d'accordo che la dobbiamo pagare alla scadenza, sull'IVA a credito ovviamente non è una partita, cioè non la vado ad incassare, posso chiedere rimborso a determinate condizioni eccetera eccetera, ma non si soffermiamo su questo, ma in genere io poi la vado a compensare nei periodi successivi, per cui attenzione sempre a questi effetti, che non pensiamo, no, magari banalmente, di avere un effetto finanziario. Ancora, in una situazione che esaminiamo qui, quindi di crediti commerciali, debiti per utenze, debiti per altri costi, finanziamenti, vediamo come possiamo strutturare il budget di cassa, quindi come dobbiamo tenere in considerazione quello che ad esempio è anche il debito per il finanziamento. Vedete nella rappresentazione, noi avremo gli incassi dei crediti commerciali, il pagamento dei debiti commerciali, poi ovviamente degli stipendi, dei contributi, delle utenze, degli altri costi, e poi attenzione, ho anche un'uscita da rimborso delle rate di finanziamento. E pertanto, quali sono i miei flussi di gestione in questo caso? Noi lo vediamo nel mese di gennaio, io ovviamente ho uscite che sono superiori alle mie entrate, quindi ho un fabbisogno finanziario, mentre nei mesi successivi le mie entrate sono superiori alle uscite, quindi avrò delle disponibilità finanziarie. Cosa devo fare in questi mesi? In questi mesi ovviamente devo c'è questa cassa tra virgolette negativa, come faccio a sostenerla? Ovviamente con dei finanziamenti bancari a breve, banalmente l'anticipo di fatture, l'anticipo di contratti e quant'altro. Ovviamente io la sto molto semplificando in questo momento, però vedete come questo strumento, che mi dà l'arco temporale dei 12 mesi, mi permette già oggi di conoscere quando effettivamente, cioè i mesi, come dire, un po' più critici, dove devo trovare, insomma, o delle forme di deduzione con i miei fornitori o delle forme di anticipo bancario a breve e quant'altro. Quando io, poi lo vedremo, mi presento alla mia banca non solo con un budget economico e patrimoniale, ma anche con questo esercizio, la valutazione che avrò sarà assolutamente migliore. Perché? Perché la banca, come dire, pesa la mia capacità di pianificare e anche la mia capacità ovviamente di conoscenza del mio business. Non è vero che le banche guardano solo il risultato finale del bilancio. Le banche hanno degli strumenti molto sofisticati di analisi del bilancio, hanno degli analisti al loro interno, e poi non dimentichiamo che loro hanno uno strumento che è quello della centrale rischi, che con il quale riescono a vedere tutta l'esposizione della società con il sistema bancario, riescono a vedere anche se per qualche giorno si è sconfinati, ad esempio, o riescono a vedere che ho già anticipato, o comunque che ho acceso un nuovo finanziamento, un nuovo anticipo, eccetera, eccetera. Quindi le banche hanno un patrimonio informativo
molto significativo su di noi. Quindi quando ci presentiamo a loro dobbiamo dimostrare perlomeno di avere lo stesso patrimonio informativo, perché se la simmetria informativa è che la mia banca sa più del mio andamento di me, capite bene che forse c'è qualche problema interno alla società di capacità di monitoraggio. Il budget di cassa quindi evidenzia, abbiamo detto, la situazione di gestione corrente e non corrente, abbiamo già definito cosa corrente e non corrente. Se andiamo appunto a rileggere, no, una situazione che presenta un flusso di cassa negativo prima e un flusso di cassa positivo dopo, deve un po' interrogarsi perché, qual è la generazione di questo flusso di cassa negativo? È dovuta ad un naturale mismatching o magari è dovuto al fatto che ho concesso dilazioni eccessive ai miei clienti o qualche mio cliente non sta onorando correttamente il suo credito. Quindi attenzione che una volta che produco lo strumento, poi ovviamente è un utile supporto di analisi della reale situazione. Lo ripeto, mi raccomando sempre, questo non è uno strumento statico, non è uno strumento che io faccio il primo di gennaio e poi tengo lì nel cassetto, ma è uno strumento che il 31 gennaio vado a rivedere perché ovviamente magari ho ricevuto qualche incasso in più o in meno, ho fatto qualche pagamento in più o in meno, quindi la situazione che io mi sono prefissata di quel flusso di cassa di meno 50 magari non è esattamente quello, ma ciò significa che ho posticipato qualcosa a febbraio-marzo, quindi il 31 gennaio dovrò aggiornare questo strumento come con i dati consuntivi di gennaio e pianificando gli effetti appunto dei mancati incassi, dei mancati pagamenti, delle conseguente dilazioni. Quindi è veramente uno strumento di controllo costante, preciso, puntuale, anche perché attenzione, il 1° gennaio io sì, ho pensato di realizzare quel fatturato, quindi quei crediti, quindi quei determinati incassi. Se il fatturato è inferiore o è maggiore, ovviamente cambiano anche le mie previsioni di incasso. Quindi, qual è uno degli obiettivi? Sicuramente quello principale è monitorare lo stato di liquidità dell'azienda nel breve e attenzione, un'altra analisi che devo assolutamente fare proprio per capire le mie esigenze di liquidità è combinare poi l'analisi di questi flussi di cassa previsionali con il mio affidamento bancario per dire ho o non ho sufficiente buffer per far fronte ai miei imprevisti. Certe volte da queste analisi emerge anche che io ho degli affidamenti assolutamente eccessivi rispetto alle mie necessità. E attenzione, è un bene o un male? Beh, insomma, ci dobbiamo pensare perché sappiamo che sull'affidamento bancario paghiamo una commissione che non è neanche così bassa. Quindi anche il livello di affidamento deve essere coerente assolutamente con la mia gestione, con le mie necessità. Non è che io ho un affidamento per stare tranquillo, no, io ho un affidamento che è coerente con le mie necessità. Poi, ovvio che avere nuovi affidamenti magari potrebbe risultare più difficile, quindi se uno ne ha di buoni, magari passati, però attenzione anche che sono tutti di solito a revoca, quindi ogni esercizio comunque li dovete rivedere in base anche ai dati, anche prospettici che presentate. Quindi, ancora una volta, quale migliore strumento? Quello del budget per riuscire anche a tarare in maniera coerente, pianificare in maniera coerente gli affidamenti.
Quindi in questo esempio di nuovo molto semplice, io ho un affidato, rispetto all'affidato ho il mio flusso di cassa mensile, ho già un utilizzato ovviamente pregresso, quindi vado a calcolarmi il mio utilizzato alla fine di ogni esercizio e in questo caso vedo che ho una disponibilità rispetto agli affidamenti, come dire, molto interessante, nel senso significativamente superiore. Febbraio e marzo sono i due mesi che sicuramente questa disponibilità rispetto all'affidamento si abbassa, ma vedete che comunque cosa potrei concludere da questa analisi? Che sicuramente non ho tematiche particolari o richieste ulteriori di affidamenti da fare alla banca, anzi potrei anche ridurre il mio affidamento, appunto, come vi dicevo prima, sulla base della mia situazione provvisionale. E adesso andiamo a vedere il lato invece operatori finanziari. Ovviamente in ogni caso, come dire, sono loro che ci valutano, che valutano le nostre aziende. Come fanno a valutare la nostra società? Sicuramente con i dati, li abbiamo già accennato, sicuramente col bilancio che noi presentiamo e depositiamo. Non a caso, per il rinnovo degli affidamenti, la banca cosa ci chiede sempre? Ci chiede il bilancio, perché ovviamente vuole verificare il nostro andamento passato e se ci sono criticità. Ma un altro elemento essenziale che peraltro la banca deve assolutamente tenere in considerazione in base alle nuove normative che riguardano il sistema bancario è proprio la visione forward looking, ma se ci pensiamo è esattamente coerente con quanto ci viene richiesto anche dal codice della crisi. Quindi la banca non si aspetta di ricevere da noi solo il bilancio della nostra società quando l'abbiamo approvato, magari non quando lo andiamo a depositare. E questo è un altro elemento, attenzione, di valutazione da parte della banca. Io devo considerare che la banca è un nostro interlocutore, deve essere un nostro interlocutore privilegiato, è uno dei nostri stakeholders. Molto spesso è un nostro socio, perché ci sono dei rapporti di indebitamento che ho con la banca così significativi che la mancanza del suo sostegno, scusatemi, fa chiudere direttamente la società. Perciò l'informativa, cioè se noi la vediamo da questo punto di vista, capite quanto importante è il dialogo e l'informativa costante con la banca. Allora, la banca ci valuta, lo sappiamo tutti, con due sistemi, rating e scoring. Allora, il rating ovviamente è basato sui dati quantitativi di bilancio, però anche sui dati qualitativi, quindi i questionari che si fanno ai clienti, e comportamentali. Ovviamente questo riguarda soprattutto le società più grandi. Le società più piccole in realtà hanno, possiamo dire che hanno un rating semplificato che è definito scoring. La valutazione prevalentemente su dati quantitativi, ovvero di bilancio. E allora io vi dico, a maggior ragione, dobbiamo supportare, alimentare questi dati anche di dati di forward looking, proprio per permetterci di migliorare la visione che hanno di noi le banche. Attenzione poi, che non è argomento di oggi, però è importante che attenzionare assolutamente lo stesso, attenzione che il rating ha delle componenti anche ESG. Quindi la mia valutazione si basa anche, comunque si baserà, l'avete penso già quasi tutti, o chi non l'ha fatto lo riceverà, ricevuto dalla propria banca il questionario ESG, tutta una serie di domande sulla compliance, alla
alla transizione ESG o a che punto sono emissioni, fotovoltaico, classe energetica degli immobili, eccetera, eccetera. Ma perché mi vengono chieste queste informazioni? Perché ovviamente incideranno sul mio rating scoring, incideranno sulla mia valutazione. Quindi vado ad aggiungere dei dati qualitativi che possono, anzi, che incidono su cosa? Sul costo del mio finanziamento. Quindi, brevissimo accenno, ma secondo me è doveroso di estrema attenzione anche a tutti gli elementi ESG che vado a comunicare. Quali sono i miei fattori di successo? Cosa determina il mio merito creditizio? I tre classici equilibri, ovvero quello economico, quello patrimoniale e quello finanziario. L'equilibrio economico, come lo vado a misurare? Ovviamente lo vado a misurare attraverso il margine operativo lordo, quindi valore della produzione meno costi della produzione, lo vado ad analizzare attraverso i miei, ovviamente, ricavi, ricavi di vendita. La mia redditività aziendale esprime appunto il margine che io riesco ad ottenere per ogni euro in qualche modo di vendita, e questo è il punto di partenza, cioè il punto di partenza di una sana società è che produca redditività, di fatto banalmente che i ricavi siano maggiori dei costi, questo è il minimo che si richiede. Ancora, il peso degli oneri finanziari è un elemento molto importante. In questo momento è un elemento fondamentale, è un elemento purtroppo che ha subito un incremento veramente significativo, e dalle previsioni forward looking che lo vedeva a dicembre 22 in calo nel secondo semestre 23, non si sono realizzate. Questo calo è stato, diciamo, dei tassi di interesse come visione forward looking posticipato a inizio 2024, forse metà, però in questo momento noi vediamo un continuo innalzamento dei tassi di interesse e un peso eccessivo degli oneri finanziari comporta di fatto che la mia redditività, che magari sono in grado di generare con la mia gestione operativa, quindi banalmente i costi e i ricavi dell'attività operativa, viene in numerose aziende completamente assorbita dal peso degli oneri finanziari. Se noi pensiamo che adesso qual è il livello attuale dell'Euribor rispetto a quello dell'anno scorso, mi aspetto che ci sia un raddoppio, una triplicazione, raddoppio di quelli o anche di più di quelli, di quello che è il mio peso degli oneri finanziari. Questo ovviamente è un elemento importante perché compromette il mio equilibrio complessivo, la mia redditività. Mi troverò in parecchie situazioni a chiusura dell'esercizio 23 dove il risultato d'esercizio sarà vicino al pareggio a causa degli oneri finanziari. Quindi un risultato, un MOL assolutamente soddisfacente si tradurrà per alcune società in un risultato post interessi assolutamente insoddisfacente. Qual è poi l'altro indicatore fondamentale? È quello dell'equilibrio patrimoniale. E come lo misuro questo equilibrio? Al di là ovviamente della misura della coerenza di equilibrio generale, poi lo vedremo con una presentazione grafica delle mie liquidità e delle mie, quindi del mio attivo, del mio passivo, la coerenza per scadenze dello stesso. Un elemento fondamentale è il mio grado di indipendenza finanziaria, cioè quanto pesa il mio capitale proprio rispetto alle mie fonti,
di finanziamento. Prima dicevo, la banca è un mio interlocutore, un mio stakeholder importante, perché molto spesso sono così indebitato con la stessa, per cui questo rapporto ottimale di indipendenza finanziaria non c'è. E quando non c'è? Quando di fatto i debiti, il rapporto debiti-patrimonio netto è, diciamo, oltre il 3% o addirittura è oltre il 3, scusate, come rapporto, o addirittura oltre il 5. Cosa significa? Che una situazione di equilibrio dice un terzo, due terzi di fatto. Se io vado oltre questa situazione, vuol dire che mi sono esposto troppo con il sistema finanziario e quindi ho delle allerte che il primo soggetto che va a determinarle è la mia banca. E come mi monitora? Vuole più informazioni, quando mi fa le pratiche di rinnovo fidi, ovviamente molto più attenta, magari mi riduce alcuni affidamenti, degli altri me li revoca, comincia a non concedermi ulteriore finanza, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, che questo è un indicatore fondamentale di equilibrio. Gli altri indicatori ne possiamo calcolare N, ma i principali sono questi: l'indice di disponibilità, cioè quel equilibrio tra attività e passività correnti, o di liquidità, perché abbiamo già detto le attività correnti meno le rimanenze sulle passività correnti. Questi due indicatori sono particolarmente significativi, perché ad esempio l'indice di disponibilità potrebbe essere particolarmente buono, ma se io vado a depurare questo indice delle rimanenze potrebbe essere particolarmente negativo. E allora, se io ho delle rimanenze che effettivamente sono traducibili in liquidità e in un arco temporale tutto sommato abbastanza breve, come dire, nessun problema. Se io però ho qualche tema o problema sulle rimanenze, capite bene che questo rapporto attività e passività correnti non regge, quindi è un indicatore di anomalia. L'indice di disponibilità, ovviamente, se è maggiore di 1, mi determina questa capacità di ripagare i debiti; se è inferiore ad 1, comincia ad evidenziare delle possibilità di carenze, di problematiche già nel breve. E di nuovo, tutte queste analisi che noi stiamo vedendo adesso sono analisi che la banca fa sui vostri dati di default. Pertanto, se noi non riusciamo a calcolare questi indici, B, anche a spiegare le motivazioni del perché sono di questo ammontare, capite bene che già è un punto negativo che la banca, di valutazione della banca nei nostri confronti. In questo caso, appunto, lo vedete anche graficamente, le attività correnti sono maggiori delle passività correnti, quindi c'è un equilibrio finanziario di breve termine. Ma attenzione, che se io vado a togliere le rimanenze, mi accorgo che, o comunque, no, scusate, no, nell'altro caso in cui vedete, qui ho delle attività correnti che sono significativamente inferiori alle passività correnti, attenzione che qui ho una situazione in cui di fatto con la mia attività a breve non riesco a ripagare i debiti a breve. Quindi qual è il riflesso? Dilazionerò i pagamenti dei fornitori, salterò qualche rata con il sistema bancario. Perché? Perché vedete che non ho le capacità di far fronte di onorare i miei debiti. Ancora, l'indice di liquidità, che l'abbiamo già commentato prima, mi rappresentato graficamente in questo esempio, vedete che la situazione è di equilibrio. In quest'altro esempio, dove invece il peso delle rimanenze
è assolutamente significativo nel momento in cui tolgo le rimanenze da questo calcolo, vedo che l'indice di liquidità, pur con un indice di disponibilità positivo, l'indice di liquidità non si presenta altrettanto negativo. Quindi ripropongo la considerazione fatta prima. Attenzione a quanto, scusatemi il termine, buone sono queste rimanenze, perché se non lo sono, ho già identificato un problema non indifferente. Bene, io avrei concluso, spero nei termini, e spero di non aver tolto spazio al relatore dopo di me. Se ci sono delle domande, ovviamente sono qui. Grazie Sabrina, è stata sostanzialmente in linea con i tempi e anche con le aspettative, nel senso che sei riuscita a rendere al meglio, con grande efficacia, un tema che non è poi così semplice da raccontare, per cui ti ringrazio sicuramente. Nel frattempo non sono arrivate domande, quindi vuol dire che sei stata estremamente efficace nella tua relazione, per cui ti ringrazio. Quindi, riassumendo in sostanza, quando si va in banca non affidiamoci soltanto al bilancio, o meglio ancora, non affidiamoci soltanto al risultato finale, ma teniamo conto che le banche analizzano tutte le varie voci del bilancio e analizzano anche la nostra capacità di mantenere l'equilibrio nel futuro anche. Quindi non soltanto un'analisi del passato, ma anche e soprattutto un'analisi del futuro, tenuto conto anche di cosa dice il codice della crisi. Per cui in questo senso adempimenti normativi e da un certo punto di vista vincoli bancari vanno a braccetto in sostanza. Confermi questa interpretazione? Ho detto correttamente? Assolutamente sì, anzi io dico sempre, l'ho già detto, il rapporto con le banche secondo me è particolarmente significativo e deve veramente essere instaurato bene, perché cambia assolutamente la nostra credibilità. E quando abbiamo un problema alziamo la mano subito, peraltro abbiamo una serie di strumenti in questo momento molto molto ampi, molto vasti, cioè assurdo mentire con una banca. Abbiamo degli strumenti, piuttosto utilizziamo quelli e risolviamo le nostre crisi momentanee in maniera trasparente, perché aspettare significa solo farsi male, molto male. Grazie Sabrina. Nel frattempo hai anche parlato di un po' di strumenti che possono essere utilizzati per monitorare i flussi, capire un po' qual è lo stato di salute dell'azienda, per cui mi hai dato l'assist per passare la parola a questo punto al dottor Jacopo Chiari, che ci parlerà di uno di questi strumenti che il sistema camerale con Innexta mette a disposizione delle imprese, essere appunto per valutare i vari aspetti della sostenibilità, diciamo, economico-finanziaria dell'impresa, anche in funzione della prevenzione della crisi. Per cui ringrazio Sabrina per il suo intervento e cedo la parola a Jacopo Chiari. Prego. Grazie a voi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Grazie mille Gianmarco. E procedo spedito a mostrarvi lo strumento suite finanziaria, strumento messo a disposizione dal sistema camerale per le imprese del territorio. È uno strumento che appunto è nella disponibilità delle imprese solo per il tramite delle camere di commercio, quindi è necessario chiedere alla propria camera di commercio l'utilizzo per poter accedere. Questo per dire che non è possibile andare online attualmente, trovare lo strumento e fare una elaborazione. Quindi si passa dalla camera di commercio, si richiede l'utilizzo, vengono date le credenziali e l'imprenditore o l'imprenditrice entrano nella suite e fanno l'elaborazione. Un paio di premesse che sono fondamentali. La suite finanziaria è uno strumento pensato per tutte le imprese, indipendentemente da forma e da dimensione, lo vedremo nei servizi. Questo perché? Perché appunto ci sembra opportuno, è sembrato opportuno al sistema camerale, è sembrato giusto al sistema camerale mettere nella disposizione di tutte le imprese, anche di micro e piccole imprese costituite in forma di società di persone con una contabilità semplificata, la possibilità di avere delle analisi puntuali che permettono
di migliorare le proprie competenze e conoscenze sulla propria attività, ma anche in termini numerici, per poi appunto affrontare in modo consapevole gli stakeholder come le banche, piuttosto che partner commerciali e via discorrendo. Secondo punto importante di preambolo è che la suite finanziaria, abbiamo detto, essere utilizzabile da tutte le imprese, e per poter essere usata nella sua integralità, quindi per ottenere i 5 report che restituisce, è necessario che le imprese abbiano compiuto, diciamo così, almeno 2 anni di vita. Le imprese che hanno soltanto un anno di vita potranno ottenere 4 dei 5 report messi a disposizione. Perché? Perché l'ultimo dei report che vedremo è il rating del medio credito centrale, che non è possibile ottenere in modo automatizzato se non si hanno almeno 2 anni. Ma ora entriamo all'interno della suite finanziaria e facciamo un esempio, vediamo un esempio di come, come si deve compilare, come si deve appunto interrogare la suite e quali sono i risultati che si ottengono. L'imprenditore, abbiamo detto, comunica alla Camera di Commercio i dati necessari per ottenere un accesso, che sono nient'altro che un indirizzo email, il codice fiscale della propria azienda e la ragione sociale, e ottiene le credenziali. Entra e si troverà una suite, una pagina vuota inizialmente, cioè con soltanto i titoli delle analisi di cui si compone la suite. Sulla sinistra tutta una sezione di help e di profilo, quindi i contatti della Camera di Commercio piuttosto che i manuali di utilizzo della suite finanziaria, e appunto una pagina vuota. Una pagina vuota che si attiva attivando i 2 macro servizi di cui si compone, che sono servizio scoring e il servizio di checkup. Ora, due blocchi che tengono un flusso concettuale di analisi dei dati molto importante. Cioè, vengono dati dei risultati all'impresa sulla base di dati storici, quindi bilancio, sulla base di dati aggiornati praticamente all'altro ieri, più recenti disponibili, e cioè la Centrale Rischi Banca d'Italia, e una proiezione, quindi forward looking, sul futuro. Quindi diciamo che possiamo leggere anche la suite come un'analisi e la restituzione di report sulla base di analisi che vanno dall'analisi di dati storici a una previsione di dati per il futuro. L'imprenditore o l'imprenditrice usano la suite una volta, cioè hanno a disposizione, per il tramite della Camera di Commercio, una, o poi possono averne eventualmente anche di più, comunque una volta, questo lo dico perché quando poi lo userete avrete nella disponibilità di fare una volta il servizio di scoring e una volta il servizio di checkup. Servizio di scoring, attivazione è veramente immediata, cioè si accede al servizio e si lancia la richiesta di elaborazione. Richiesta di elaborazione che in una manciata di secondi restituisce un report di dettaglio sulla impresa. Se sono una società di capitali, è stato sufficiente il codice fiscale che ho dato alla Camera di Commercio per registrarmi, per ottenere l'elaborazione, perché il codice fiscale inserito qua all'interno ci permette di richiamare i dati di bilancio e quindi fare l'elaborazione. Se sono una società di persone, invece, visto che i dati della mia contabilità non sono pubblici, mi viene chiesto di caricare all'interno di questa schermata le mie ultime 2 dichiarazioni dei redditi, oppure, se sono una società di persone in contabilità ordinaria, per avere un'elaborazione ancora più puntuale, di caricare il file in formato XBRL, quindi la mia contabilità in formato XBRL. Quindi abbiamo visto che comunque per la società di capitali è un click, per la società di persone è un upload e un click. La risposta è in dashboard. La compilazione sotto forma di grafico di lo score, la distribuzione del settore, il contribution, insomma dei risultati, diciamo così, salienti dell'elaborazione, e un file di dettaglio con i risultati
ottenuti. Vediamo che il file è molto molto dettagliato, parte dalla struttura societaria, questa naturalmente è una di test, quindi passiamo subito di qui per non far vedere eventuali nomi, molto molto di dettaglio. Ora, perché? Qual è anche qui il concetto? Il concetto è l'attivazione dello strumento deve essere rapida, immediata, l'imprenditore e l'imprenditrice devono poter usare in modo veloce questo strumento. L'importante è poi soffermarsi sulle analisi, quindi in totale autonomia, col supporto del proprio commercialista o della propria commercialista, dei propri consulenti, e studiare i risultati. Il mio concetto è non devo destinare tempo a percorsi meccanici, quindi in due clic ottengo il risultato, il tempo lo devo poi usare per analizzare i risultati. Un'aggiunta che abbiamo fatto e che è opportuno appunto segnalare per la Camera Pordenone Udine è una modifica che abbiamo fatto allo scoring, cioè appunto oggi lo scoring, questo servizio, è attivabile per le società di persone dando dei risultati più puntuali, quindi caricando il modello unico e caricando l'XBRL se sono, scusate, società di persone in ordinaria, e abbiamo aggiunto l'analisi microsettoriale. Questa vale sia per le società di capitali che per le società di persone, ed è molto importante per le società di persone che hanno meno dati da elaborare, e praticamente, diciamo così, viene presa la fatturazione in entrata e in uscita per dimensione, per volumi di un determinato settore con una precisione geografica che può anche arrivare al CAP, codice di punto di avviamento postale, per dare una idea di quale è l'analisi della fatturazione di quell'azienda e un andamento previsionale per la stessa. Quindi un dato che ci è parso molto molto utile, e ripeto molto utile soprattutto per società di micro e piccole dimensioni che magari appunto non depositando il bilancio hanno anche meno dati da elaborare. Il secondo blocco di servizi è il blocco check-up. Anche qui il concetto è velocità nell'attivazione, più tempo per l'analisi dei risultati. In questo secondo blocco è richiesto un intervento maggiore da parte dell'imprenditore e dell'imprenditrice, cioè il caricamento di alcuni documenti che adesso vediamo, cioè due, e l'inserimento di quelle informazioni qualitative e quantitative per una proiezione, per un'analisi forward looking, perché abbiamo detto che appunto già ce ne parlava la dottoressa prima dell'importanza del forward looking in questo strumento, come ho anticipato. L'idea, un concetto è anche quello di fare un'analisi che parte dallo storico, va al presente e si proietta verso il futuro. In questo caso l'imprenditore e l'imprenditrice cosa devono fare? Caricare la centrale rischi di Banca d'Italia, che è semplicissimo, link, qui c'è già il link di collegamento, si va sul sito di Banca d'Italia, con lo speed del legale o della legale rappresentante si ottiene in una manciata di secondi il documento, con la specifica di fare la richiesta delle ultime 36 mensilità. Attenzione, va caricato subito, non posso lanciare l'analisi e tornare indietro per ricaricarlo. Naturalmente, se sono un'impresa che non ha la centrale rischi, perché non ho affidamenti che entrano in centrale rischi, nessun problema, procedo all'elaborazione senza fare l'upload. L'importante è, se ce l'ho, perché ho affidamenti superiori ai 30.000 euro, devo caricarlo. Se ce l'ho invece di 36 mensilità, di 12 mensilità, bene, lo carico, carico quello che ho. Il limite minimo affinché l'elaborazione abbia senso sono 6 mesi. Però se non ce l'ho, appunto perché non ho affidamenti che rientrano in centrale rischi, non importa, procedo senza caricarlo. Se ce l'ho è importante metterlo, se no mi perdo tutta una prima elaborazione che è l'analisi puntuale del documento di centrale rischi, mi perdo una parte di automazione nel test di risanamento e mi perdo una parte del rating del medio credito centrale. Mi perdo perché qui nell'analisi della centrale rischi me la perdo perché non ho l'analisi, me la perdo nel test di risanamento perché devo caricare a mano le informazioni contenute nella centrale rischi e quindi è una perdita di tempo, e me la perdo nell'MCC perché non ho una parte di elaborazione. Secondo documento che devo caricare è il bilancio.
Bilancio se sono società di capitali, carico il mio XBRL con le ultime due annualità oppure ho il collegamento, quando faccio attiva analisi, con abbiamo fatto il collegamento con il registro delle imprese, posso fare l'upload automatico. Se sono società di persone, visto che abbiamo detto che lo strumento è per tutti, sono società di persone, in contabilità semplificata, ho questo bel modello Excel che scarico, compilo con le informazioni richieste del modello unico e faccio l'upload. Se sono società di persone, contabilità ordinaria, carico invece l'XBRL. Quindi adesso sta aprendo l'Excel giusto per farvi vedere, comunque anche qui il tempo richiesto è ben poco. Scusatemi, adesso diventa un cinema, perfetto. Ora, più lunga da dire, ma in realtà io ho dovuto caricare due documenti, lancio l'analisi. Lanciata l'analisi ho le quattro elaborazioni di cui si compone il servizio di check-up. Le vediamo con questa logica, prima e ultima, quindi analisi a centrale rischi, rating e medio credito centrale di pura presa visione e studio del risultato, perché qui imprenditore e imprenditrice non devono fare, diciamo così, altro, ma è la parte importante, che vedere i risultati. Quindi non è richiesto poi l'intervento e non è richiesto di inserire altre informazioni qualitative o quantitative. CR andamentale. È un'analisi di riassunto nella prima tab e spacchettato di dettaglio della mia centrale rischi. Ora, sappiamo bene che una centrale rischi può avere centinaia e centinaia di pagine, si può tranquillamente leggere a mano, cioè leggere, ma uno strumento che me la elabora in un minuto, diciamo che appunto mi permette di avere il risultato senza dedicare eccessivo tempo all'elaborazione dello stesso. Rischi che poi va bene con i vari tool qui di lato, posso filtrare per anno, posso filtrare per banca con cui ho l'affidamento e con poi appunto il dettaglio di tutto quello che c'è nella centrale rischi, l'accordato, l'utilizzato, la diversificazione degli affidamenti e via discorrendo, con anche poi l'analisi dell'indebitamento e delle garanzie. Il tutto me lo scarico anche in PDF, di modo da poi averlo per condividerlo appunto con i miei consulenti, se deve essere studiato. Uguale per il rating MCC. Abbiamo preso il rating del medio credito centrale e lo abbiamo reso automatizzato all'interno della piattaforma. Anche qui vedere il risultato. Importante. Importante non perché mi sostituisco o ci si sostituisce al rating medio credito centrale, però è anche utile perché se so che devo andare a chiedere un finanziamento in banca, comunque posso farmi un'analisi prima e vedere come il medio credito centrale mi vede, cioè se sarebbe disponibile o meno a darmi una garanzia. Questo non vuol dire che io andrò in banca e dico guarda mi spetta perché mi ha detto di sì. Il risultato fatto da questa piattaforma, fatto dal medio credito centrale è lo stesso, la ratio qua è diversa, io devo farti, cioè, l'obiettivo è quello di ridurre quindi la simmetria informativa, rendermi più consapevole per poi andare in banca sapendo sostanzialmente meglio quale è la mia condizione. Gli altri due punti, gli altri due diciamo report, analisi che compongono il servizio di check-up e che sono stati introdotti esattamente il giorno di entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sono l'adeguato assetto e il test di risanamento. In questo caso invece è richiesto all'imprenditore e all'imprenditrice di intervenire inserendo informazioni qualitative e quantitative per avere l'elaborazione. Adeguato assetto. Adeguato assetto, abbiamo riportato esattamente quello che è richiesto dalla normativa proprio come base e lo abbiamo parzialmente automatizzato. Allora, voi entrando avete subito la pagina di riepilogo, una pagina di riepilogo che fin da subito, grazie al caricamento del bilancio e della centrale rischi, vi darà una percentuale di compilazione. Attenzione, questo non mi dice se il mio assetto è adeguato, perché non è così, ma mi dice quanto ho
fatto di valutazione rispetto a quanto chiesto dalla normativa. Quindi quando arrivo al 100% io ho fatto tutto il minimo indispensabile, ripeto, si può e si deve magari anche andare oltre, ma ho fatto tutto quanto richiesto come minimo indispensabile. E in modo automatico gli squilibri economici, gli squilibri finanziari e gli squilibri patrimoniali. Devo poi, con appunto il dettaglio della presenza o meno dello squilibrio, con una possibilità anche di inserire un commento, di mettermi quindi un memo o una spiegazione, analizzando appunto le informazioni, del perché e del per come è presente eventualmente lo squilibrio. Per andare poi nella tab della sostenibilità dei debiti. Sostenibilità dei debiti che è appunto in ottica previsionale con un orizzonte temporale di 12 mesi. Ora, abbiamo tre possibilità, la suite dà tre possibilità per compilare questa sezione. Sono tre alternative che evidentemente anche la cui scelta viene anche determinata dalla tipologia, dimensione, complessità dell'azienda che usa lo strumento. Abbiamo infatti un questionario, una domanda risposte multiple, importanti come domande, dove ci vuole parecchio impegno, ma dove non è richiesto alcun calcolo, diciamo così, numerico, un calcolo di SCR da proiezione di bilancio, piuttosto che l'inserimento di dati da un budget di tesoreria esterno. Abbiamo introdotto anche la possibilità di compilarci noi il budget per poi caricarlo dentro. Ripeto, una delle tre va bene, dipende poi la volontà di approfondimento, le caratteristiche e la volontà di approfondimento dell'impresa. Per arrivare infine ai segnali di allarme, anche questi come richiesti dalla normativa, cioè spuntare la presenza o meno di debiti nei confronti dei creditori pubblici qualificati e delle banche come richiesto dalla normativa. Anche qui semplice, cioè sì, no, se sì metto la montare e mi viene detto se supero o meno la soglia che è stata definita. Quando ho compilato tutto, il sistema si salva in automatico, arriverò ad avere un bel 100% nella prima tab. Se non ho il 100% ho evidenziato dove mi sono dimenticato e ci vado, e in dashboard mi viene riportato esattamente i risultati salienti. Qui mi ricordo appunto che sono al 46% e sono da compilare, ma appunto sono in una azienda di test. L'ultimo dei blocchi di cui si compone la servizio di check-up della suite finanziaria è il test di risanamento. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il test di composizione negoziata, esattamente l'Excel, diciamo così, e lo abbiamo reso parzialmente automatizzato nella sua prima sezione, e poi invece l'imprenditore e l'imprenditrice devono inserire le altre parti per vedere appunto la compilazione integrale. Ora, perché dicevo che è importante, se ho la centrale rischi, di caricarla? Perché in questa sezione, ad esempio, mi sono richieste informazioni che, se ho caricato nella centrale rischi, ho già in automatico, devo solo poi verificarle la correttezza e salvarle. Il risultato finale è esattamente quello che verrebbe fuori qualora compilassi l'Excel della composizione negoziata. Ora, anche qui una nota importante: è lo stesso strumento, ha la stessa logica, dà lo stesso identico risultato, non si sovrappone al percorso di composizione negoziata. E se devo intraprendere quel percorso, ho gli strumenti e una linea ben definita che è quella che devo seguire. Qua dentro è uno strumento di analisi in più, aggiuntivo, all'interno appunto di un set di analisi che, come abbiamo visto, vanno da un'analisi score, analisi documenti passati, a un'analisi della centrale rischi, documenti di oggi, a un rating diverso, ma diverso rispetto appunto al primo, ma come si dice molto importante, che è quello del medio credito centrale, agli adeguati assetti, alla test di composizione. Quindi questo per dire di non chiarire appunto una non sovrapposizione delle due strade.
Anche qui, una volta compilato, il risultato viene in dashboard. Ora, tutto quanto viene portato in dashboard ed è scaricabile una n volte per poter essere appunto poi condiviso con, internamente, con i consulenti o con le consulenti, per vedere come migliorare, dove sono le criticità, insomma, per analizzare, per studiare i risultati. Ora, io direi che ho terminato la mia presentazione, sono a disposizione per qualsiasi domanda. Grazie Jacopo, anche tu sei stato estremamente preciso ed esauriente nella tua... Scusate, ero un po' distratto perché vedevo la regia che sta facendo gli effetti speciali. Dicevo, grazie Jacopo per il tuo intervento, perché è stato sicuramente esaustivo e molto molto utile. Vedo una domanda, ti chiedono qual è il costo di questo servizio. Lascio rispondere a te. Sì, sì. Allora, come detto in apertura, lo strumento è gratuito ed è messo a disposizione esclusivamente per il tramite della Camera di Commercio. Quindi è sufficiente rivolgersi alla Camera di Commercio, che chiederà le informazioni che servono per attivarlo, che sono ragione sociale, codice fiscale, indirizzo email e provincia di appartenenza dell'impresa. Quindi è gratuito. Bene, l'abbiamo già detto, ma vuoi ribadire se tutte le tipologie di imprese possono utilizzare questo strumento? Assolutamente sì, la suite finanziaria è per tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio e indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime di contabilità adottato, l'importante per avere tutti e cinque i report, score, analisi a centrale rischi, adeguati assetti, test di sostenibilità e rating MCC, è che l'impresa abbia compiuto, diciamo così, almeno 2 anni, quindi abbia depositato 2 bilanci o abbia 2 dichiarazioni di redditi. Se ne ha una sola, potrà usare la suite senza avere il medio credito centrale. Invece non è uno strumento per le startup che non hanno neanche un anno di non hanno neanche chiuso un anno contabile. Grazie. C'è una domanda che riguarda i contatti per richiedere l'attivazione del servizio, ma di questo penso ne parlerà poi dopo la collega della Camera di Commercio, per cui rimando a lei per dare le indicazioni del caso. Vedo già Claudio che è già pronta. Ancora un attimo Claudio, ti lascio ancora in stand by perché c'è ancora una domanda per Jacopo. Cosa si intende quando si dice che può essere utilizzato una volta sola? Si intende che appunto si richiede alla Camera di Commercio l'attivazione di una elaborazione, vuol dire che io posso fare una autoanalisi, cioè io, la Jacopo Chiari SNC, chiedo alla Camera di Commercio di usare la suite e potrò una volta andare su scoring e lanciare l'elaborazione e una volta caricare la centrale rischi e i documenti contabili e fare un'elaborazione di tutta quella parte lì. Ora, per quanto riguarda lo score, è vero che lo chiedo una volta, ma il sistema permette per le società di capitale di avere un aggiornamento automatico ogni volta che viene depositato il bilancio, fin tanto che rimango nella suite. Quindi oggi entro nella suite, l'analisi mi viene fatta sul bilancio 2022, a maggio dell'anno prossimo più o meno mi arriverà l'informazione dicendo: caro Jacopo Chiari SRL, è a disposizione un nuovo bilancio, scarica, e quindi è a disposizione un nuovo score e ho un'elaborazione aggiornata. Se sono società di persone posso lanciare una volta l'elaborazione e caricare altre 2 volte al massimo nel corso di un anno il modello unico. L'analisi microsettoriale, quella parte che abbiamo visto sull'analisi delle fatture che mi dà una previsione del fatturato, quella lì invece si aggiorna in automatico tutti i mesi per l'impresa. Però l'impresa, per tornare alla domanda, può una volta sola lanciare la prima richiesta di score e avrà gli aggiornamenti automatici, e lanciare invece una volta la parte di check-up senza aggiornamenti.
sempre possibile poi chiedere alla Camera di Commercio un altro gettone qui nella disponibilità della Camera di Commercio, quindi sbloccare per fare una seconda analisi di check-up. Perfetto, c'è un'ulteriore domanda sulla registrazione del webinar, ma anche questa la giro alla Camera di Commercio. Le altre domande riguardano sempre le modalità di registrazione, eccetera, per cui a questo punto lascerei la parola alla dottoressa Vitale che dia tutte le spiegazioni del caso su come poter richiedere l'attivazione alla Camera di Commercio. Prego Claudia. Benissimo, ti ringrazio Gianmarco. Allora, ringrazio anche i relatori che ci sono stati oggi, quindi la dottoressa Rigo e il dottor Chiari, per la chiarezza espositiva e per questi interventi che sono davvero interessanti, credo saranno utili a tutte le imprese che oggi erano collegate con noi e anche ai professionisti. Ricordo ai professionisti che ai fini della formazione i crediti verranno attribuiti dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili solo a chi era presente presso la nostra sede di Udine questa mattina, come era stato specificato nella locandina e negli avvisi che avete ricevuto via mail da Innexta. E nel salutarvi vi ricordo che la Camera di Commercio di Pordenone Udine mette a disposizione delle imprese del territorio di Udine e di Pordenone 10 pacchetti di accesso alla suite finanziaria. Quindi gli imprenditori che richiederanno l'accesso alla suite potranno disporre, oltre che dell'analisi che ha illustrato il dottor Chiari, anche di un incontro successivo con un esperto selezionato da Innexta, quindi un incontro one to one, per l'analisi degli output che saranno stati, diciamo così, formulati dai diversi strumenti disponibili online, per andare un pochino a individuare quelle che sono le aree critiche della struttura economico-finanziaria dell'impresa. L'incontro potrà essere richiesto, così come il pacchetto di accesso alla suite, direttamente alla Camera di Commercio all'indirizzo PID, quindi inoltrando una mail all'ufficio PID della Camera di Commercio, pid@pnud.camcom.it, si potrà richiedere di avere l'accesso alla suite e poi successivamente, se lo si desidera, anche un incontro personalizzato. Quindi vi aspettiamo sicuramente al prossimo webinar che si terrà il 29 settembre e avrà ad oggetto la sostenibilità, le filiere produttive e il credito bancario. Quindi avremo modo di comprendere perché è importante valutare la sostenibilità aziendale ai fini dell'accesso al credito. E vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Vi lascio a un saluto del dottor Paglietti per concludere l'evento. Grazie Claudia, ancora ringrazio i relatori per i loro interventi. Mi sento un po' disturbato, non so se. Comunque ringrazio anche i relatori per i loro interventi. Do l'appuntamento al 29 settembre in cui parleremo della sostenibilità ambientale, quindi sostenibilità ESG, rapporti con filiere, rapporti con istituti di credito, quindi vedremo la seconda faccia della medaglia di cui abbiamo cominciato a scoprire oggi la prima parte relativa alla finanza e al budget. Per cui grazie ancora e arrivederci alla prossima occasione. Grazie ancora.